Violet e Olivia sono sorelle. I loro genitori vanno in vacanza e non porteranno le ragazze. Le lasceranno con le faccende di casa e una carta di credito. Fanno le valigie e se ne vanno. Ora le ragazze devono scegliere chi prende la carta e chi fa le faccende domestiche. Per renderla equa, lanceranno una moneta. Quindi Olivia è improvvisamente ricca e Violet non è neanche lontanamente fortunata. Olivia sta iniziando la sua vita lussuosa con uno spuntino leggero. Solo che non c'è più cibo in frigo? Non è un problema. Hai una carta d'oro, il che significa che puoi mangiare tutto quello che vuoi. Ecco, ora va meglio. È ora di un pranzo reale. Sembra che Olivia si sia sopravvalutata. Il suo stomaco entra a malapena nel suo vestito. Non è comodo. Ma Olivia può fare qualsiasi cosa. Se ha bisogno di un vestito più grande, lo può comprare. Invece, come sta Violet? La sorella di Olivia ha già controllato la sua lista di faccende domestiche. E per prima cosa, deve cucinare. A differenza di Olivia, Violet non ha ancora mangiato. Dovrà lavorare sodo per impressionare sua sorella. Si prepara e inizia a cucinare. Olivia, preparati! Tua sorella è sul sentiero di guerra. Sembra che non userà una ricetta. Improvviserà! Violet si sta appassionando molto e non può essere fermata. Presto, il suo capolavoro culinario sarà pronto. Ma Olivia non è impressionata. Mentre Violet pulisce, Olivia sta riposando. È così rilassata che si rovescia addosso del caffè. Ma non ha intenzione di pulire. Non importa cosa dice Violet, a Olivia non interessa. Ha il biglietto da visita dei suoi genitori. Perché lavare la sedia se puoi comprarne una nuova? Scegli la sedia migliore. La sedia più comoda. Dovrebbe anche sembrare molto costosa. Mentre Violet potrà solo riparare quelle vecchie. Pulire tutta casa è una brutta cosa da vedere sulla lista. Ma Violet non è arrabbiata. Sistemerà utilizzando la tecnica del nunchaku. Taglia a metà un panno in microfibra. Prendi un isolante per tubi fatto di gomma piuma e taglialo a metà. Incollaci il tessuto con la colla a caldo. Fai un taglio al centro e metti dentro una palla. Infine, una catenella. Incolla la palla con la catenella al centro e richiudi l'embi. Fatto! La polvere non ha alcuna possibilità contro il maestro Violet. I suoi nunchaku rendono le pulizie divertenti. Ma dovrebbe comunque stare attenta. Stirare non è super difficile, Violet può farlo velocemente. Ma Olivia non è d'accordo. Vuole dare a sua sorella Cenerentola ancora più lavoro, così le dà un'altra camicia. Lei si mette al lavoro, ma la camicia si rifiuta di essere stirata. Nemmeno con il ferro da stiro più caldo può appianare queste pieghe. Violet ha appena realizzato che questa è una stampa. Olivia le ha fatto uno scherzo. Almeno le lascia una mancia. Non rimane che stirarla. Un altro dei compiti di Violet è comprare roba. I suoi genitori le hanno fatto una lista ed è lunga. Come farà a comprare tutto? Eh sì, è davvero lunga. Così Olivia la prende in giro. Ma lei non è qui per ridere. Può aiutare con questo, perché ha accesso a tutti i soldi ed è come una magia. Tutta l'enorme lista di Violet finisce nella borsa di Olivia. E la lista è davvero enorme. C'è una borsa anche per Violet. Un sacchetto per la spazzatura. Deve portarlo fuori.
Mentre Violet lavora, Olivia vuole fare colpo sul suo ragazzo. Jack è scioccato. La sua ragazza è così ricca che ha persino un servo. Sua sorella è la sua serva. Olivia vuole offrire a Jack uno spuntino delizioso e lo dice a Violet di preparare il dessert. Oh, aspetta! Riempi una siringa di colorante alimentare. Spremilo in un marshmallow. C'è una sorpresa pazzesca in serbo per questa dolce coppia. Soprattutto per Jack. Non ha mai visto Olivia in questo modo e... lui non vuole più vederla. Wow, Olivia! Tua sorella si è vendicata. Ti sta bene? Te lo meriti. Violet rimane positiva. Dopotutto puoi trovare un approccio creativo a qualsiasi cosa. Anche alla cura delle piante. Olivia sembra scontrosa, anche se la sua vita è fantastica. Il problema è che il suo shampoo è sparito. Il suo shampoo super districante, che costa una fortuna. Violet ha accidentalmente mischiato le bottiglie. Wow, l'annuncio non mentiva. Violet riesce a fare una pausa. Vuole guardare la TV. Ma anche Olivia vuole guardarla. Scegliere qualcosa sarà difficile. Lancia una moneta. Metti una moneta su un tappetino di silicone con il lato che vuoi in alto. Metti l'argilla polimerica sopra, coprila con un'altra moneta. Premi. Fai delle impronte. Cuoci a 250 gradi per 5 minuti. Questo è il nostro stampo. Dipingilo d'oro e applica dei glitter dorati. Fatto! Violet non ha fatto una moneta normale, però. Vuole ingannare sua sorella. Ma non ha funzionato. Violet, il trucco è fallito. C'è una sorpresa per Olivia. Uno dei compiti è fare i compiti. Violet non vuole fare i compiti per sua sorella. Olivia dovrà fare tutto da sola, ma... per essere onesti... ha una carta d'oro, quindi può permettersi di pagare qualcun altro per fare i suoi compiti. Come un professore? Cosa? Gli scienziati amano la scienza, giusto? Quindi diamogli quello che vogliono. Olivia farà quello che serve. Spendere soldi. Così, in pochissimo tempo il professore finisce tutti i compiti. Ma non ha fatto abbastanza in fretta, secondo l'opinione di Olivia. Così, una volta che ha ricevuto i compiti, lo ha pagato molto meno. La prossima volta prova a lavorare più in fretta, genio. Olivia ama essere ricca. La sua vita è incredibile. Se solo Violet non la infastidisse. Ma Violet ha un obiettivo in mente. Vuole rubare la carta per rendere le cose eque. Olivia se ne è accorta in tempo. Per proteggere il suo tesoro da sua sorella, ha trasformato la carta in un accessorio elegante. Fai una forma di banconota in argilla polimerica. Fai delle aperture nel pezzo. Inforna per 5 minuti a 250 gradi. Modella un cerchio e due bastoncini. Inserisci la banconota nel cerchio e fai un buco con uno spillo. Inforna per 5 minuti a 250 gradi. Collega tutti i pezzi e infine aggiungi un anellino. Infine incolla i bastoncini e attacca una catenella lungo il bordo del cerchio. Fatto! Visto che Olivia ama così tanto i soldi, Violet può approfittarne e ipnotizzare sua sorella. Finalmente ha ottenuto la carta. Ora può fare quello che vuole. O potrebbe farlo se Olivia non avesse finito tutti i soldi. I genitori sono finalmente tornati. E non sono tanto felici di quello che vedono. Olivia trasformata in un mostro e Violet nella sua serva.
Non avevano idea che lasciando le ragazze da sole le cose sarebbero andate così. Olivia adesso è nei guai. Per rendere le cose eque, le ragazze fanno a cambio. Che ne pensi delle due sorelle? Quale ti è piaciuta di più? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi fantastici video di Trum Trum Trick.